Buonasera, il Consiglio regionale ha approvato la riforma del sistema di protezione civile con il passaggio di competenze per l'allerta meteo direttamente ad ARPAL. L'assessore Giacomo Giampedroni ha spiegato che si tratta di garantire un sistema più veloce ed efficace. Vediamo. Intanto direi che è un provvedimento che è frutto di un percorso di 1 anno e mezzo e che ha visto un grande impegno di questa giunta sul sistema di protezione civile. La grande novità della norma che andiamo ad approvare, che discuteremo oggi, è ovviamente quella di prevedere un allertamento tutto da parte di ARPAL. Dopodiché la protezione civile prende in carico il sistema di allertamento con la nostra sala operativa H24 in stretta collaborazione con i sindaci ed eventualmente gestisce la fase di emergenza. Questo perché abbiamo ereditato una situazione complicata, complessa e con alcune situazioni normative non chiare. Questo ci consentirà ovviamente di avere un allertamento molto più veloce e quindi di consentire ai sindaci di potersi attivare con i loro piani di protezione civile nel minor tempo possibile. C'è anche una riorganizzazione sostanziale di ARPAL che prevede un tema molto importante su cui il neo direttore Carlo Emanuele Pepe si sta impegnando e si impegnerà, cioè quella della riorganizzazione dei dipartimenti territoriali non per comparto provinciale ma per materia. Questo per meglio distribuire le specifiche professionalità di ARPAL su tutto il territorio. Sempre il Consiglio regionale ha approvato anche una legge sulla crescita che prevede la modifica di 5 leggi in materia urbanistica. A spiegare il contenuto delle modifiche è stato l'assessore Marco Scaiola. Modificate 5 leggi regionali, abbiamo semplificato norme esistenti, abbiamo rivoluzionato protocolli, agevolazioni che possono dare più facilità agli imprenditori di lavorare, più facilità ai comuni di interpretare e di applicare le norme che spesso sono difficili e anche incomprensibili, e soprattutto abbiamo dato più possibilità ai cittadini di poter intervenire, di poter richiedere interventi in campo di riqualificazione urbanistica senza dover fare i percorsi che fino ad oggi la legge dava loro, percorsi spesso difficili da attuare. Sono norme importanti, daremo più possibilità ai giovani professionisti di poter essere coinvolti nel mondo del lavoro, daremo la possibilità alle imprese di avere dai consigli comunali una risposta all'inizio del loro percorso per fare dei provvedimenti in campo urbanistico e non alla fine del percorso urbanistico come è attualmente previsto. Quindi tutto un pacchetto di norme che rendono la vita più semplice, più chiara, soprattutto meno costosa per comuni e cittadini. Quindi crediamo che dopo il piano casa, dopo vari interventi in campo urbanistico, semplificando norme, credo che stiamo dando veramente uno scossone ad un settore in crisi come quello dell'edilizia, a un settore dove spesso la burocrazia ne ha fatto da padrona, rendendo la vita difficile ai cittadini, e credo che nel giro di pochi mesi potremo già vedere dei risultati concreti sul territorio. Quando mancano ormai 2 giorni dall'inizio di Olio Oliva d'Imperia, prosegue la battaglia sulla DOP tra favorevoli e contrari. Questa mattina, presso la Camera di Commercio di Imperia, il comitato Salva Taggiasca ha espresso la propria posizione ed i dubbi su questa operazione che, secondo quanto denunciato, comporterà rischi e problemi soprattutto ai piccoli produttori. Sentiamo. Oggi avete dunque organizzato questo incontro alla presenza di molti addetti del settore per ribadire la vostra posizione, una posizione molto chiara. Sì, la nostra posizione è molto chiara, nel senso è nata così e deve andare avanti sempre così. Quindi noi siamo assolutamente contrari a andare a fare una tutela del nostro prodotto passando attraverso la sostituzione della cultivar. Quindi noi riteniamo che la cultivar sia un patrimonio, un bene comune e di pubblico utilizzo e così deve rimanere. Ricordiamo che il processo in atto è proprio questo, per ottenere una certificazione, andare a cambiare un nome che è nella storia e nella tradizione locale. Sì, il processo è questo qui, infatti è quello che noi abbiamo da subito visto come una soluzione che porterà sicuramente più danni che beneficio al territorio e la troviamo anche una soluzione molto, molto complicata da poterla portare fino in Europa e farla approvare anche. Ecco, quali sono i danni o comunque i rischi? Beh, i rischi sono sicuramente che si passerebbe da una DOP volontaria a una DOP obbligatoria, quindi tutti, volenti o nolenti, devono
devono passare attraverso il consorzio di tutela per poter riclassificare il prodotto all'interno del vasetto o all'interno della bottiglia come taggiasco. Se no rimarrebbe un prodotto 100% italiano anonimo di cultivar, quelle che ci sono state proposte sono Giugiolina, Tagliasca o Gentile, quindi un prodotto che ad oggi non ha un valore di mercato. Forse ad essere più penalizzati sono proprio i piccoli? Beh, sicuramente i piccoli saranno penalizzati perché ci sarà un carico burocratico ulteriore e un carico di costi, perché noi sappiamo benissimo che già da diversi anni che abbiamo avuto l'entrata del SIAN, quindi il registro telematico che ci impone entro 6 giorni di registrare tutte le operazioni che vengono svolte all'interno dell'azienda, avendo la sovrapposizione di una DOP che va a creare altra burocrazia, il piccolo olivicoltore ha veramente delle gravi difficoltà poi a livello cartaceo. Burocrazia che è già allo stato attuale molto pesante. Già allo stato attuale è molto pesante, che però già facciamo tutti, quindi tutti ci siamo attrezzati, tutti abbiamo acquistato il nostro software, abbiamo fatto i corsi di formazione per poter gestire questo SIAN e quindi avendo già questo strumento che va a certificare il prodotto, andare a creare una DOP così inclusiva, no? Andando a sostituire il nome, diventa veramente pesante. Nel dibattito sul cambio della cultivar Taggiasca in Giugiolina per puntare ad ottenere la DOP, ora si inserisce il gruppo oleario della Confcommercio di Imperia. L'associazione di categoria propone l'avvio di un iter per una DOP che salvaguardi la Taggiasca. Vediamo. Il gruppo oleario della Confcommercio della provincia di Imperia si fa avanti nella discussione sulla creazione di una nuova DOP relativa al settore oleario e punta a una proposta da condividere con tutte le componenti della filiera di produzione, trasformazione e commercializzazione e procedere con un progetto di sviluppo di nuove modalità che consentano di mantenere inalterati i valori occupazionali e produttivi attuali e permettano di sviluppare nuove opportunità per l'incremento del valore aggiunto prodotto. Secondo Confcommercio, ogni sviluppo di una nuova certificazione di prodotto non deve interferire con la ricchezza attuale e il prodotto certificato non deve essere portatore di disvalori. Inoltre la procedura di certificazione deve avere costi che non incidano in maniera pesante sul prezzo finale. Per Confcommercio il patrimonio della cultivar Taggiasca non deve essere perso e l'attribuzione della DOP Taggiasca deve essere inizialmente prevista per l'oliva da mensa o tavola, quali apripista per l'ottenimento delle DOP di tutti i prodotti derivanti dall'oliva, esattamente come è stato fatto per l'oliva nocellare del Belice e per l'olio della Valle del Belice. La questione assume ora a Imperia anche un profilo politico con i consiglieri comunali Alessandro Casanno di Fratelli d'Italia e Giuseppe Fossati di Imperia Riparte che chiedono all'amministrazione comunale di analizzare la tematica insieme ai piccoli e medi produttori del territorio. Sentiamo. Casano, insieme al consigliere Fossati avete analizzato la questione anche sotto il profilo politico, portandola all'attenzione del Consiglio Comunale. Qual è la sua analisi? Ma dunque, noi abbiamo voluto intercettare quello che riteniamo sia un problema, una qualche cosa che comunque su cui la politica debba interrogarsi. Stiamo parlando di una scelta che va comunque a interessare l'economia di questo territorio, in maniera probabilmente anche significativa, per cui è assolutamente necessario che la politica cerchi di capire se la scelta che si sta facendo è una scelta giusta. Abbiamo sentito le posizioni dei piccoli produttori, in particolare ho partecipato a diversi incontri da cui si evince chiaramente che non vi è una condivisione, una coesione territoriale rilevante, per cui questo è uno dei presupposti per cui che si era posto per questo tipo di, per questo progetto. Quindi la mozione che noi presenteremo in Consiglio Comunale va proprio in questo senso, va a chiedere che la politica si faccia uno sforzo per capire se sul territorio c'è o non c'è una coesione convinta e ampia su questo progetto. Quindi è una mozione che di fatto non è né pro né contro, semplicemente intercetta una problematica dei cittadini e vuole fare in modo che
emerga una posizione di cautela, di prudenza nei confronti di un provvedimento che potrebbe comunque avere ricadute economiche molto importanti sul nostro territorio, sulla microeconomia, sull'economia di molte famiglie che probabilmente potrebbero essere anche indotte ad abbandonare le campagne che sono state coltivate fino ad oggi. Quindi questo è un po' il senso della nostra mozione. In pratica rallentiamo un attimo e capiamo bene il territorio. Sì, in pratica cioè, il concetto è quello di non essere troppo convinti che questa possa essere la scelta migliore. Ci sono state delle proposte anche di alternative da parte del comitato che si oppone a questo progetto. Penso che sia opportuno e necessario ascoltare anche la posizione di persone che sono direttamente coinvolte, sono produttori, sono piccoli e medi, ecco, no? Quindi sono posizioni che vanno assolutamente ascoltate e raccolte. Lei ha sottolineato piccoli e medi produttori, perché sono proprio loro ad essere a rischio di problematiche? A quanto pare direi di sì. Comunque la produzione dell'oliva in questo territorio ha riguardato da secoli che riguarda piccoli produttori e una microeconomia che ha rappresentato comunque una porzione molto importante del tessuto economico locale. Così cancellare dall'oggi al domani il nome di una specie olivicola che da secoli caratterizza il nostro territorio è evidente che può rappresentare un qualche cosa di traumatico per il territorio. Quindi ritengo che sia necessaria maggiore prudenza e più ascolto nei confronti dei diretti interessati. Cambiamo argomento. I pescatori di Imperia sono sul piede di guerra a seguito delle decisioni della comunità europea che rischiano di mettere in dubbio il futuro di numerose famiglie. Al centro della discussione le nuove leggi inerenti alla pesca del pesce spada ed altre pesanti limitazioni. I particolari in un servizio. In Liguria ci sono 45 imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada e di queste ben 27 appartengono alla marineria imperiese, dedita da questo tipo di pesca da oltre 50 anni. Una pesca che si può tranquillamente definire artigianale, viste le caratteristiche delle barche, ben diverse da vere e proprie fabbriche galleggianti che caratterizzano altri paesi. Ma l'Unione Europea sul fronte della pesca al pesce spada non fa differenze fra il piccolo pescatore e una multinazionale e pone vincoli che mettono a rischio il futuro di molti pescatori e delle loro famiglie. La questione è stata al centro di un incontro ospitato nell'infopoint del Molo di Oneglia. Barbara Esposto e Augusto Comes, referenti regionali dell'Alleanza delle Cooperative, reduci dei recenti incontri a Bruxelles al Parlamento Europeo, hanno chiamato a raccolta i pescatori per informarli degli esiti delle riunioni e all'unanimità è stato proclamato lo stato di agitazione permanente del settore. Oltre ai vincoli per la pesca allo spada, infatti, che seguono a quelli già posti sulla pesca del tonno, dal 2017 i pescatori non potranno più contare sugli ammortizzatori sociali per le giornate di fermo pesca e subiranno anche limitazioni circa le attrezzature da poter tenere a bordo. Da qui la volontà dei pescatori di organizzare azioni, anche eclatanti, per difendere il loro diritto a vivere e lavorare. Si è svolta stamani la celebrazione dei 40 anni dell'Istituto regionale per la floricoltura di Sanremo, nato per supportare le imprese florovivaistiche della regione. In occasione delle celebrazioni è stata evidenziata l'evoluzione del comparto florovivaistico e sono state avviate riflessioni e proposte per lo sviluppo imprenditoriale regionale. Sentiamo. Presidente, 40 anni per l'Istituto regionale per la floricoltura che ha sede a Sanremo, ecco, si fa sempre un sunto su questa festa. Sì, oggi è una giusta festa, direi, per celebrare questi nostri primi 40 anni, ma è anche un punto di ripartenza, ecco, la ricerca in floricoltura che allora nel 76 la regione aveva voluto per questo importante comparto dell'economia agricola e non solo regionale, oggi si rinnova e vuole ripartire con uno slancio rinnovato. Avremo anche l'assessore all'agricoltura, vedremo cosa ci porterà, le sue idee e quant'altro. Verranno presentati dei dati anche interessanti, purtroppo i dati dell'agricoltura e della floricoltura sono in costante discesa, questo è un dato di fatto, bisogna rendersi conto di questo, però ecco, ci sono alcuni giovani che stanno entrando in questo settore, la speranza è forte, la speranza di rinnovamento è forte, ci sono dei prodotti nostri tipici del territorio che sono conosciuti in tutto il mondo. La floricoltura oggi pesa sull'agricoltura regionale per il 28% come numero di aziende, però ha una PLV
floricola su quella agricola regionale pari al 65-70%, quindi un comparto molto importante. Oggi vogliamo mettere anche un po' il focus, l'obiettivo sulla ricerca. La ricerca è fondamentale per fornire a queste nostre imprese dei prodotti nuovi, rinnovati, dei protocolli nuovi che guardino anche sempre più all'ambiente e permetterli a darmi pari il più possibile con i loro competitor europei sul mondo. Quindi queste nostre tipicità sempre rinnovate per rimanere all'avanguardia e per dare delle economie a tante aziende, a tante famiglie. Il futuro della floricoltura? Io vorrei anche oggi focalizzare un po' l'obiettivo anche sull'aspetto anche urbanistico della floricoltura, anche perché poi basta girare il territorio e i risultati si vedono quali sono, ci sono tante serre vuote, abbandonate, abbiamo un problema. Penso che si debba aprire anche un dibattito su cosa farne della floricoltura, su cosa farne di tante strutture dismesse, lì ci vuole un po' la collaborazione di tutti, enti, pubblici, privati e quant'altro, per dare anche un ambiente nuovo a questa nostra Sanremo. E la floricoltura può giocare un ruolo importante. Oggi alcuni prodotti che c'erano negli anni 70-80 non vengono più coltivati, sono stati sostituiti da altri che stanno tenendo, il mercato, l'asta sta funzionando, gli esportatori comunque mandano fiori nel mondo, le fronde verdi e quant'altro, quindi diciamo che c'è ancora un'economia importante, ci sono molte criticità ma ci sono anche tanti aspetti di speranza e di concreta realtà. Assessore, 40 anni di attività, ci sono novità? Sì, tanto 40 anni è un bellissimo risultato, ma non è un punto di arrivo, per me è un punto di partenza. L'istituto in questi anni ha dato molto, io penso che, sono sicuro che possa dare ancora tanto, però in questo frangente c'è bisogno di stare uniti, di fare squadre e lavorare proprio fianco a fianco. Per questo motivo oggi lancerò la proposta di inserire all'interno di questo istituto anche il nostro centro servizi floricoltura, che è il centro regionale che attualmente è ubicato all'interno del mercato di Sanremo. Quindi io credo che questi due enti fianco a fianco potranno produrre molto di più nell'interesse del florovivaismo ligure, che sta attraversando una situazione ancora, diciamo, rosea, per rimanere in tema, però non bisogna sottovalutare i mercati esteri e soprattutto quello che sta succedendo negli altri stati che si stanno organizzando per potenzialmente portarci via un mercato che abbiamo ancora in mano. È un settore in calo? Noi siamo proprio nel centro che potrebbe decretare una ripresa di questo settore, in un centro dove si fa ricerca, innovazione, si danno servizi alle imprese, quello che serve sempre di più, perché comunque senza ricerca, che è la base di tutto, senza innovazione non credo che si possa andare molto lontani. Sicuramente la tradizione, l'esperienza accumulata negli anni è fondamentale, però è necessario per le nostre aziende innovarsi, cercare nuovi prodotti per aggredire fortemente i mercati. Assessore Biale, l'importanza di avere a Sanremo questo istituto? Ma l'importanza è sicuramente quello di avere un istituto di ricerca che ha permesso, con la sua ricerca applicata alle attività, quindi alle aziende, di mantenere questo settore, che è un settore che connota l'identità del nostro territorio, come un'eccellenza a livello mondiale. Profondo cordoglio anche in Liguria da parte dell'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, a seguito della morte di Umberto Veronesi, oncologo di fama internazionale e fondatore della stessa associazione. In un servizio vediamo il ricordo di Veronesi da parte dell'AIRC. Quando io ho incominciato a occuparmi di tumori, non avevamo mezzi diagnostici, c'erano solo le nostre mani. Io ho le mani sensibilissime, perché per almeno 30 anni dovevo fare diagnosi di tumore o non tumore solamente con la percezione delle mie dita. Umberto Veronesi, oncologo di fama internazionale, è morto ieri. Fra pochi giorni avrebbe compiuto 91 anni. La sua vita è stata interamente dedicata alla ricerca sul cancro e nel 1965 Veronesi, proprio per sostenere la ricerca, decise di fondare l'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Non avrei mai immaginato che avrebbe preso una posizione così dominante nel mondo della ricerca sui tumori, nel mondo, perché la bellezza di questa associazione è stata quella di promuovere e finanziare la ricerca, che è fondamentale, ma anche dare consapevolezza alle persone.
Negli anni Umberto Veronesi ha accompagnato l'AIRC con la sua testimonianza civile e scientifica, contribuendo a farla diventare il maggior finanziatore privato della ricerca oncologica in Italia. L'AIRC italiana e ligure lo ricordano come uno dei medici che hanno fatto la storia della medicina in Italia, cresciuti all'interno dell'Istituto Tumori di Milano, il primo luogo di cura che ha approcciato la malattia oncologica con l'occhio della modernità. Per il presidente di AIRC, Pier Giuseppe Torrani, tutti i malati oncologici e AIRC in particolare devono molto alla sua lungimiranza di medico e scienziato e alla sua instancabile tenacia nel perseguire l'obiettivo di terapie più umane, efficaci e accessibili a tutti. Io sono un uomo insuccesso, perché quello che dovevo raggiungere non è stato raggiunto. Ho fatto qualcosa, ho migliorato la condizione umana delle persone con tumore, con qualche successo, senza purtroppo la soluzione finale, che purtroppo non ho potuto vedere. Arriverà. Per ricordare Umberto Veronesi, scomparso ieri a 90 anni, Matteo Rosso, medico e presidente della Commissione Sanità in Regione Liguria, e Stefano Balleari, vicepresidente del Consiglio Comunale di Genova, hanno ora proposto l'intitolazione di una strada o di una piazza della città di Genova. La cronaca. 4 rumeni sono stati arrestati dai carabinieri di Iano Marina dopo che avevano fatto razzia di generi alimentari in un supermercato. A dare l'allarme erano stati i responsabili della struttura di vendita. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, riuscendo a cogliere i malviventi sul fatto. Sempre i carabinieri, ma questa volta a Sanremo, hanno arrestato un marocchino pregiudicato, ritenuto responsabile di una violenta rapina perpetrata nel luglio scorso ai danni di 2 anziane. I militari sono giunti a lui a seguito di una serie di indagini. Ieri sera a Savona i poliziotti delle volanti hanno denunciato un 43enne italiano con l'accusa di sostituzione di persona truffa, insolvenza fraudolenta ed altro. Dagli accertamenti è emerso infatti che l'uomo avrebbe utilizzato lo stesso documento falso per alloggiare e consumare pasti in diverse strutture ricettive. Infine all'uomo è stato notificato il provvedimento di foglio di via obbligatorio. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto al presidente della Regione Giovanni Toti di fare al più presto pressione al governo per chiedere l'attivazione dello stato di emergenza per i comuni del Golfo Paradiso e del Tiguglio e i quartieri del Levante genovese, gravemente colpiti dalla tromba d'aria dello scorso 14 ottobre. Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno che conteneva questa posizione. È stata ora chiesta una verifica puntuale e chiara dei danni provocati dal maltempo, che riguardano anche strutture pubbliche come scuole e reti ferroviarie. Le farmacie di Rete Farmacisti Preparatori propongono in tutta Italia dal 14 al 19 novembre la settimana dell'atopia, iniziativa che vuole sensibilizzare i cittadini sui problemi della pelle. Nella settimana del 14 al 19 novembre i cittadini potranno esporre al proprio farmacista di fiducia dubbi e questioni legati alla pelle, compilare un questionario che valuta l'eventuale presenza di dermatite e ottenere utili consigli e materiali informativi per mantenere il benessere della pelle. Nell'Imperiese aderiscono le farmacie Santi di Cervo, Massabò di Imperia e Bosso di Sanremo. La Confederazione Italiana Agricoltori di Savona aderisce all'iniziativa matriciana solidale Ricostruiamo, lanciata dall'Associazione Nazionale per aiutare gli agricoltori del centro Italia colpiti dal terremoto il 24 agosto scorso. Oltre 100 kit per la preparazione della pasta alla matriciana, contenenti tutti gli ingredienti della pietanza che ha reso celebre Amatrice in tutto il mondo, sono arrivati in questi giorni presso la sede di Pernice, sono acquistabili con un contributo simbolico di 10 euro. È stata firmata questa mattina l'ordinanza con cui il Comune di Imperia autorizza l'accensione degli impianti termici negli edifici pubblici e privati per 5 ore al giorno. L'accensione sarà liberamente articolabile nell'arco della giornata. Ed ora facciamo una piccola pausa, fra poco.
Andiamo avanti. Molte le reazioni politiche anche in Liguria dopo l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Sentiamo a riguardo un commento da parte dell'assessore regionale al turismo, Gianni Berrino. Assessore Berrino, è ufficiale, Donald Trump a sorpresa per quello che erano i sondaggi, insomma è il nuovo presidente d'America. Qual è la sua posizione, quella della regione a livello politico su questa elezione? Ma intanto c'è da sottolineare un fatto che tutti, diciamo così, l'intelligenza, il mondo dello spettacolo americano e non solo quello americano ma anche quello italiano davano per scontato la vittoria di Hillary Clinton. Come un anno e mezzo fa è cambiata in Liguria, ovunque la popolazione si esprime può cambiare non solo le sorti della propria nazione ma può cambiare le sorti di elezioni che paiono scontate, invece scontate le elezioni non sono mai. E quindi io personalmente ho sempre fatto il tifo per Donald Trump, naturalmente nella gara che faceva con Hillary Clinton e non come uomo mio ideale politico, quindi sono soddisfatto che gli americani abbiano scelto il cambiamento rispetto ad una linea politica che negli ultimi 10 anni sicuramente non ha fatto del bene, non ha fatto del bene all'Italia, non ha fatto del bene all'Europa. Adesso speriamo che Trump, come già un suo illustre predecessore che era Ronald Reagan, che tutti non lo volevano all'inizio perché pensavano un attore cosa ci fa Hollywood, speriamo che anche un miliardario, no, un attore di Hollywood cosa ci fa fare il presidente degli Stati Uniti, speriamo che anche un presidente miliardario come lui, ma non per questo, faccia il bene degli Stati Uniti e faccia il bene dell'Europa e dell'Italia. Segniamo ora l'angolo di Daniele Lacorte che oggi inevitabilmente parla di Donald Trump e delle elezioni statunitensi. La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane cambierà il mondo. Le borse sono crollate e la politica economica si appresta a prendere direzioni diverse nel tentativo di capire cosa accadrà con l'insediamento di uno degli uomini più ricchi d'America, la Casa Bianca. È passato il periodo dei democratici, ora tocca ai repubblicani, ma intanto i conti si dovranno fare subito anche con l'immigrazione, con i tanti giovani che dall'Europa, come dai tanti altri paesi, cercano ancora oltreoceano l'American Dream, il sogno americano. Il numero di chi lascia il vecchio continente verso gli States è in crescendo anche negli ultimi mesi e tra i tanti, anche giovani liguri, laureati e non, cercano un posto di lavoro, un'occupazione che possa dar loro un futuro. Trump al potere, stando alla sua feroce campagna elettorale, significherebbe, non solo metaforicamente, la possibilità di nuovi muri tra gli United States e il Messico, ma molta più severità anche con chi cercherà spazi, seppur minimi, all'ombra della prima potenza mondiale. Non c'è bisogno di statistiche fatte da sociologi per capire che molte cose cambieranno. Dall'Italia l'immigrazione vede un crescendo a fronte di quell'immigrazione fatta dai disperati che fuggono dalle guerre. Per avere le idee ancora più chiare di cosa sta accadendo nella nostra bella Italia, basta analizzare i dati dell'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, per capire come il flusso, compresa la fuga dei cervelli, sia cresciuto negli ultimi anni e anche negli ultimi mesi. Un esempio per tutti, notizia di indubbia curiosità, è quanto sta accadendo nel Savonese, dove ad Ego, piccolo comune della Val Bormida, metà della popolazione ha abbandonato per cercare fortuna in altri lidi. Su 1985 residenti, 924 hanno lasciato il paese, scegliendo altri stati, soprattutto esteri, dove ora sono residenti. Non tutti sono andati negli Stati Uniti, molti in Argentina, dove già molti anni fa avevano trovato ospitalità, originari della zona di Cairo Montenotte, Dego, Giusvalla, Altare. Chi non ha trovato lavoro nelle aziende locali, una fra tutte le grandi vetrerie, è stato costretto a lasciare, ad emigrare. Ecco che con l'arrivo di Trump potrebbero cambiare molte cose. E tra questo il rischio di vedere le frontiere ancora più blindate. Ciò dovrebbe farci meditare per comprendere come spesso chi abbandona il proprio paese non lo fa per la semplice voglia di cambiare, ma esclusivamente per necessità,
per potersi guadagnare un pezzo di pane. Ragionando su questo potremo magari essere tutti più tolleranti di fronte al grande esodo in atto. Anche la Lazio Alberti ha voluto contribuire all'organizzazione dell'evento Switch che si svolgerà l'11 e 12 novembre in occasione di Olio Oliva. Si tratta di un progetto nato dall'iniziativa dell'Ordine degli Architetti della provincia di Imperia con l'obiettivo di ridare nuova vita ai locali e a strutture cittadine ormai in disuso, come spiegato dal presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Imperia, Giuseppe Panebianco. Vediamo. Ma devo dire che sin da quando me l'ha presentato questo progetto il dottor Giuseppe Panebianco ho condiviso le finalità, la finalità di recuperare, di rilanciare degli spazi in abbandono. Come abbiamo visto anche oggi dalla presentazione, sono davvero tanti in città questi spazi in abbandono. L'organizzazione, l'ordine, partirà l'Ordine degli Architetti, partirà appunto dal rilancio di quello che è il deposito franco della ex Salso. E mi pare che sia un progetto del tutto sia ambizioso ma anche del tutto condivisibile, che richiamerà la convergenza di tante professionalità e di tanti cittadini comuni. La Latte Alberti è un'azienda che ci tiene al suo territorio, un'azienda attenta a quello che succede ad Imperia. Imperia è la nostra città e ci sta a cuore sapere che cosa succede e condividere anche qui in azienda quello che in città succede. Ma adesso parlare di proposte forse è un po' tanto. Noi in questo momento ci limitiamo a sostenere con un nostro contributo quello che è il progetto Switch, ma è un progetto che ha bisogno sì di risorse economiche, ma anche tanto bisogno di proposte, di idee, di momenti di riflessione, di scambio di idee, e quindi credo che già di per sé il fatto che ci siamo incontrati questa mattina a riflettere su questo sia già di per sé un valore aggiunto per il progetto. Allora, il laboratorio di progettazione partecipata stia dando i suoi frutti, perché abbiamo avuto una grande risposta della cittadinanza oltre ogni più rosea aspettativa. Avevamo dato un limite di 99 partecipanti proprio per poter gestire in maniera corretta questo laboratorio, e devo dire che abbiamo esaurito tutti i posti disponibili in pochi. In occasione di Olio Oliva, la festa dell'Olio Nuovo di Imperia al Via Venerdì in piazza Ulisse Calvi, sarà allestito uno spazio ludico e culturale. Famiglie e bambini verranno accolti con giochi, laboratori ed attività culturali grazie alla collaborazione di una rete di partner territoriali. Da venerdì a domenica, dalle 11 alle 20, sarà operativa l'area Games di piazza Calvi a cura di Ludo Ergo Sum, associazione ludica, associazione genitori attivi di Imperia e lo Stregatto. Gatto. La cooperativa sociale Esperos sarà presente con il Ludobus e i suoi giochi tradizionali realizzati artigianalmente con materiali di recupero e progetti di inclusione sociale. Ad Aurigo, in Valle Arosha, si è svolto il rito di vestizione dei nuovi aderenti alla confraternita di San Giovanni ed è stato eletto il nuovo priore. Vediamo. Si è svolto sabato scorso presso la parrocchia della Natività di Maria Vergine ad Aurigo il rito di vestizione dei nuovi aderenti alla confraternita di San Giovanni Decollato. La Santa Messa ed il rito sono stati presieduti dal delegato diocesano delle confraternite, Don Giancarlo Aprosio. Presente anche il priore generale delle confraternite, Francesco Martucci. Dopo la messa, celebrata presso l'oratorio di San Giovanni Battista, si sono svolte le elezioni del priore e del consiglio, cui hanno partecipato tutti i membri della confraternita, costituita lo scorso 29 agosto alla presenza del vescovo diocesano Guglielmo Borghetti. È risultato eletto come priore Piero Paolo Ferrari. Marco Magaglio è stato riconfermato presidente della Confedilizia di Imperia. Si è infatti svolta l'assemblea dell'Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Imperia, che ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il prossimo biennio 2017-2018. Al proprio interno il nuovo direttivo ha riconfermato, oltre al presidente Magaglio, Paolo Prato come vicepresidente e Loredana Contini in qualità di tesoriere.
Il Comune di Savona, attraverso i suoi musei civici, ha ricevuto nel tempo numerose ed importanti donazioni d'arte, prima fra tutte la celebre collezione di antiche maioliche liguri del principe Boncompagni Ludovisi, che rappresenta un patrimonio storico-artistico di valore inestimabile. Le ultime sono state quattro pregevoli ceramiche donate dalla storica dell'arte e museologa Alessandra Matola Molfino. Linea adesso alla nostra redazione di Genova per i consueti 120 secondi di notizie dal capoluogo ligure. Ben ritrovati, gentili amici, con il consueto appuntamento con l'informazione genovese da parte di Imperia TV. Partiamo subito con la finanza, perché Banca Carige chiude il terzo trimestre del 2016 con una perdita di 38,8 milioni di euro, dopo aver contabilizzato ulteriori rettifiche di valore netto sui crediti deteriorati per 72,6 milioni, che seguono quelle effettuate proprio nel primo semestre. Nei primi 9 mesi dell'anno, dunque, il rosso di Banca Carige, lo ricordiamo, la banca genovese, sale a 245 milioni di euro. Passiamo ora alla cronaca, perché un operaio edile di 50 anni si è trovato davanti al muretto sul quale lavorava un grosso biacco. È successo a Largo Merlo, sulle alture di Quezzi. Questo grosso serpente, non velenoso, lo ricordiamo, forse sentendosi minacciato, non ci ha pensato un attimo e ha morsicato l'uomo. Probabilmente il morso attenuato dalla presenza di un guanto sulla mano dello stesso operaio ha fatto sì che le condizioni non fossero gravi, nonostante, appunto, ricordiamo, il serpente non era velenoso. Non appena Polizia Municipale e Vigili del Fuoco sono corsi sul posto per cercare di individuare l'animale, è stato lo stesso operaio a consegnarlo ucciso, morto, quindi dopo essere stato morsicato. Tornano di moda i parchi di nervi, perché, in maniera negativa ovviamente, perché dopo essere stati falcidiati dalla tromba d'aria di ottobre, un'altra mannaia incombe sul polmone verde della città. Questa volta è la rete ferroviaria italiana, RFI, con una lettera inviata all'assessore dell'ambiente Italo Porcile, richiede l'abbattimento di 80 alberi lungo la corsa, appunto, della ferrovia che collega Spezia con Genova. Questo per garantire, appunto, sicurezza ai viaggi e ai convogli ferroviari che percorrono la linea. In comune si stanno valutando diverse opzioni e naturalmente anche quella, appunto, di non abbattere gli alberi secolari già falcidiati durante i violenti attacchi di vento. Ricordiamo, sono stati 130 gli esemplari abbattuti durante la tromba d'aria. Da Genova è tutto, da Matteo Sacco la più cordiale. Buona giornata. Ed ora le rubriche Riviere Venti, Autostrada dei Fiori. Noi ci vediamo subito dopo per le previsioni meteo. Questi cantieri, che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 Savona confine di Stato. In direzione Francia, carreggiata nord, tra Pietraligure ed Albenga, chiusura della corsia di sorpasso per l'installazione di barriere di sicurezza dal 7 al 13 novembre.
tra Armaditaggio e Sanremo, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta, dal 7 al 13 novembre. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Armaditaggio ed Imperia Ovest, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta, per adeguamento sismico del viadotto Taggia, dal 7 al 13 novembre, tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, chiusura della corsia di sorpasso per l'installazione delle barriere di sicurezza, dal 7 al 13 novembre. Le previsioni meteo a cura di ARPAL Meteo Liguria. Domani è giovedì 10 novembre, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con nubi sparse al mattino a Levante e transiti di velatura al pomeriggio. Mareggiata di libeccio su Riviera di Levante, umidità sui valori medio-alti, venti moderati o deboli in circolazione ciclonica sul Golfo Ligure, burrasca da ovest al largo su parte occidentale. Mare mareggiata per onda da sud-ovest a levante, localmente agitato, onda lunga altrove. La segnalazione della Protezione Civile, mareggiata sul levante, mare localmente agitato nel resto della regione. Dopodomani, venerdì 11 novembre, al mattino possibile nuvolosità nei bassi strati che verrà dissolta nel pomeriggio dall'ingresso di venti settentrionali di intensità localmente forte. Umidità sui valori medi, venti deboli variabili al mattino in rotazione, intensificazione fino a moderati da nord-ovest al pomeriggio, localmente forti con raffiche di burrasca sui rilievi. Mare ancora localmente agitato su Riviera di Levante, mosso altrove. Segnalazione della Protezione Civile, mare localmente agitato nel Levante. È tutto per questa sera, grazie di essere stati con noi, arrivederci.